quali sono le previsioni per il nuovo anno di Branco? Ecco l'oroscopo del 2019 segno per segno. L'arrivo dell'anno nuovo porta a tanti dubbi ed incertezze. In molti dunque cercano conferme nell'oroscopo per scoprire cosa succederà. Oggi vediamo come andranno le cose nell'ultima parte del 2019, tra ottobre e dicembre. Queste previsioni sono tratte dal libro di Branco 2019, calendario astrologico. È possibile trovarlo presso tutte le librerie. Intanto vi diamo alcune anticipazioni di quello che c'è scritto, con le previsioni segno per segno e mese per mese. L'oroscopo di Branco del 2019, cosa succederà ad ogni segno tra ottobre e dicembre del nuovo anno? Ariete, l'oroscopo del 2019 di questo segno ci fa sapere che ottobre sarà ricco di sfide e contrasti. Nel corso del mese di novembre bisogna invece cercare di non essere troppo irritabili. Alla fine del mese di dicembre si consiglia invece di fare una vacanza con la persona che si ama. Toro, questo segno vivrà un calo di energia fisica nel corso di ottobre. Difficile sembra essere anche il mese di novembre dal punto di vista fisico, ma anche per tenere a bada il nervosismo. A dicembre, invece, secondo l'oroscopo del 2019 di Branco sono favoriti gli incontri. Gemelli, ad ottobre ci sarà una rigenerazione dal punto di vista fisico. A novembre è possibile che si litighi con il coniuge o con i soci, soprattutto l'ultima settimana. A dicembre arriva una risposta positiva. Cancro, le stelle di ottobre sono buone per quanto riguarda gli affetti, ma possono esserci comunque dei contrasti in famiglia. Il mese di novembre invece richiede cautela in alcuni giorni, 2, 9, 10, 23 e 30. Il mese di dicembre deve essere invece caratterizzato da momenti in famiglia. Leone, questo segno ha un cielo luminoso ad ottobre. Venere dona speranza a novembre. A dicembre bisogna invece stare attenti alla salute. Vergine, secondo l'oroscopo del 2018 di Branco ci possono essere dei risultati concreti ad ottobre. A novembre ci saranno invece delle delusioni. Il mese di dicembre sarà invece molto bello. Bilancia, ad ottobre si recupera la forma fisica. La salute è positiva a novembre e sono favorite possibili gravidanze. La luna sarà in aspetto positivo a dicembre. Scorpione, dal punto di vista fisico ad ottobre ci si sentirà un po' giù di corda. A novembre andrà tutto per il verso giusto. A dicembre la forma fisica si recupera e sono favoriti i viaggi. Sagittario, ad ottobre si recupera la forma fisica secondo l'oroscopo del 2019 di Branco. A novembre ci si prepara ad una buona chiusura dell'anno. A dicembre ci saranno allegria e positività. Capricorno, ottobre sarà un mese produttivo ma stancante. A novembre ci sarà stanchezza e dunque bisogna cercare di rilassarsi. A dicembre bisogna passare le feste con le persone care. Acquario, ad ottobre si potranno concentrare le proprie risorse sul settore estero. A novembre arriva una bella notizia. A dicembre bisogna stare attenti. Pesci, la salute è in ripresa ad ottobre. Novembre sarà un mese molto positivo.
A dicembre si chiuderà l'anno alla grande con un evento sorprendente. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.